Ciao ragazzi, allora, finalmente sto registrando un nuovo video con la videocamera nuova. Sono passati 2 mesi, forse 3-4, non me lo ricordo neanche più dall'ultimo video. Mi dispiace tantissimo perché comunque da una parte non è stata colpa mia, ossia a dicembre ho lavorato veramente tanto. Quindi non ho avuto proprio la testa per fare video, registrare, editare, caricare, eccetera. E in più a gennaio abbiamo cambiato gestore telefonico, quindi ci sono passate un paio di settimane prima che avessimo la connessione. E quindi niente, purtroppo sono sparita per un paio di mesi, ma eccomi qui. Oggi ho una testa che aiuto, faccio impressione. Mi sono appena lavato i capelli, sembro un barboncino, comunque non fa niente. Devo abituarmi a guardare lì e a non guardare lì, però insomma dai, piano piano ci prendo la mano. Allora, che dirvi? In questi mesi niente, ho lavorato, ho fatto shopping, ho fatto acquisti. Infatti questo è il video degli ultimi acquisti che ho fatto in tutto questo periodo. Non vi farò vedere tutto, tutto, alcune cose le ho già a metà, alcune cose le ho finite addirittura. Quindi queste sono comunque le cose che ho comprato in questi mesi che non ho ancora utilizzato. Ho fatto pochissimi acquisti, devo dire, sia per quanto riguarda il corpo, sia di trucchi, perché ho iniziato un nuovo progetto smaltimento. Appunto dopo Natale, quindi proprio ho acquistato per lo più abbigliamento. Mi servivano tantissime cose, scarpe, insomma, eccetera, che vi ho anche fatto già un video e non so se lo caricherò, sicuramente lo caricherò dopo di questo, quindi vedrete tutto il mio shopping con i saldi. Quindi ho fatto pochissimi acquisti riguardo trucchi, beauty, eccetera, perché comunque sto abbracciando la filosofia del cruelty free. Quindi praticamente ho smesso di acquistare tutto quello che riguarda le grandi marche, tutte le marche che testano su animali. Mi sono decisa, io già anni fa avevo preso questa strada, però adesso proprio assolutamente sono decisa al 100% a non acquistare più prodotti che non siano cruelty free. Quindi niente, vi faccio vedere le poche cose che ho comprato. Partiamo dal make-up perché le ho qui vicino. Avevo fatto un ordine dalla Neve Cosmetics prima di Natale, perché comunque volevo fare anche dei regalini. Avevo fatto un regalo comunque a mia sorella e qualcosa avevo preso anche io. Poche cose, proprio contatissime. Allora, innanzitutto avevo fatto un ordine appunto online. Mi avevano mandato questa pochettina molto molto carina e avevo preso allora per mia sorella una palettina, sapete quelle palette componibili, io avevo preso quella da 4, se volete c'è anche da, mi pare da 10, una cosa del genere, questa. Eccola qua, molto molto carina. E all'interno avevo preso due ombretti. Anzi, no, io avevo preso ecco, questo lo togliamo che non c'entra niente, magari ve lo faccio vedere. Adesso il problema è farvi sapere quali sono i colori. Questi sono due blush che volendo si possono utilizzare anche come ombretti. Al massimo ve lo lascio scritto qui sotto quali sono. Questo è un bel rosso, vedete, molto molto carino. E questo, non so se si vede molto bene, in realtà è molto più acceso. Qui sembra un rosa, molto chiaro, invece è un rosa molto molto acceso. Vediamo se facendo lo swatch, rende l'idea. Uno. No, non si. Vediamo un po' così. Vediamo un pochettino. Se facendo lo swatch qualcosa si può vedere. Ecco, vedete che è molto più scuro rispetto al colore della cialda che vi fa vedere. Ecco, così si vede. Ecco, che non c'è il riflesso della luce, vedete? Sì, così rende molto meglio l'idea. Anche questo è molto più scuro. Vedete, qui sembra più un aranciato, qui invece è proprio rosso. Ed è proprio questo. Ve lo faccio vedere a fianco all'altro. Vedete come sono abbastanza diversi rispetto a quelli che sembravano. Sono due colori molto molto pigmentati. Non mi ricordo i nomi. Ve li lascio scritti qui sotto. E comunque questi sono due blush. La palette è molto molto carina. Mia sorella aveva preso quella gialla invece, con all'interno appunto altri ombretti e un blush. E poi avevo preso un pennello che mi dispiace, ma ce l'ho a lavare. Sono proprio, devo guardare lì, sono proprio professionale.
E poi ho preso il pennello e poi due matite labbra. Questo è pastello. Ho preso la questella, la conchiglia che avevo già preso anni fa. Io e il mio amore, la conchiglia. Mettendola qui magari, ecco, rende meglio. Lo so, c'è questo. Eccolo qui. È un nude. Eccolo, è un nude però bello acceso, un nude non smorto, ecco. E poi l'altra era ballerina, dovrebbe essere, sì, ballerina, che a dire la verità non ero molto convinta di questo colore quando mi è arrivato, però l'ho usata tantissimo. Infatti guardate, ecco, sono proprio, guardate quanto ne manca, ho usato molto di più ballerina che conchiglia. Nonostante sia un po' più scuro come nude, eccolo qui, però l'ho usata tantissimo. Non lo so, mi piace tantissimo perché è molto elegante. Mi piacciono entrambe. E questa me l'avevano omaggiata. Poi da poco sono andata da Kiko. Allora, su Kiko devo fare una piccola premessa. Non so, allora nel sito c'è scritto che Kiko comunque è cruelty free perché dal 2013 in Europa sono vietati i test sugli animali, anche sui singoli ingredienti. Però Kiko non ha comunque certificazioni, si sa che se fai parte della lista LAV o comunque su altre liste hai le certificazioni o comunque la certificazione ICEA. Kiko non ha entrato, cioè neanche Neve ha le certificazioni, però la politica di Neve la conosciamo molto bene. Su Kiko, boh, non lo so, io comunque vabbè. Mi servivano un paio di cose, le ho prese. Voglio andarci, voglio ispezionare bene, voglio capire bene se veramente testa sugli animali. Io ho sempre sentito dire che non testava sugli animali, ma non lo so, non mi fido al molto. Comunque, vabbè, avevo preso queste cose comunque settimane fa, che insomma ancora non ero proprio ben disposta su questa cosa, però non lo so, vabbè. Mettiamo un punto di domanda. Comunque ho preso una matita occhi Lasting Precision. Pensandoci adesso, perché ho comprato queste cose? Le potevo prendere anche dal sito Neve Cosmetics. Vabbè, ho preso una matita automatica a lunga tenuta perché andando in piscina non stavo usando matite e mi serviva una matita a lunga tenuta. Questa l'ho usata. Eccola qui, non la vado a vedere, la stavo guardando io. È questa. E questa è proprio automatica. Eccola qui. Proprio volevo una matita a lunga tenuta e alla fine mi ha sbavato un pochettino, ma proprio poco poco poco. Però ce l'avevo dalle 8:30 di mattina, ce l'avevo. Oh, sto rompendo tutto. Ok. E poi ho preso una matita labbra, questa More Color della nuova linea che non so neanche il nome. Ho preso la 03. Ah, qui deve mettere a fuoco. Vediamo se riesce a mettere a fuoco. Dai, metti a fuoco. Sì, eccola qua, More Color. Posso farlo anche io adesso. 03. Mi piace anche questa. Mi piace come colore. Un rosino abbastanza delicatino, simile a quelle che vi ho già fatto vedere. Infatti non so perché l'ho comprata. Forse un po' più appariscente, sì, è più forte come colore. E poi due rossetti. Due rossetti li avevo già presi. Questi rossetti li ho presi prima di Natale, quindi ve li volevo far vedere adesso. E sono quelli dell'Unlimited stilo, dell'Unlimited, quelli nuovi che sono usciti. Io avevo preso, eccoli qua, lo 01 e lo 02. E mi piacciono molto perché sono matte, quindi non avete problemi se uscite col reghetto. Questo l'ho anche distrutto l'altro giorno, l'ho usato e l'ho distrutto. Questo è lo 01, carino come colore, è molto molto delicato, vedete? A me piacciono molto questi, per andare a lavoro li uso spessissimo. E lo 02 è un po' più acceso, forse un po' più aranciato.
02 l'ho usato molto di più. Aspettate, come ve lo faccio vedere? Così, ok, ora sì. Quindi 01 e 02. Lo 01 è un po' più beigeolino, lo 02 è un po' più sul rosino. Questo. Carini. Ok, poi passiamo a tutto quello che riguarda. Ah, ecco, vi faccio vedere anche la videocamera, perché ho la scatola qua. Ecco, la videocamera che ho presa, per chi fosse interessata o interessato, è questa ed è una Sony HDR CX240E. Ci devo prendere la mano con la luce, quindi non so bene le funzioni, insomma, devo spulciare ancora come utilizzarla al meglio. Poi ho preso il mini cavalletto, però non posso farvelo vedere perché c'è la videocamera sopra. Scusate, dovevo andare a togliere la pappa per la mia cucciolina, nel senso che stava cuocendo e ho dovuto andare subito a spegnere il gas. Quindi la videocamera, e poi ho preso anche la custodia perché non era il caso di continuare a tenere la videocamera dentro alla scatola. Allora, insomma, per sicurezza, poi se me la voglio portare appresso, ho preso la sua custodia, che è molto molto rigida, ha proprio all'interno. La sentite molto molto rigida, quindi sicuramente riparerà dalla pioggia, riparerà dagli urti. Poi c'è il suo caricabatterie. Qui all'interno ho messo il cavetto USB. Ok, continuo con gli altri acquisti che ho fatto. Allora, periodo di saldi, sono stata alla Corso del Sole, che è appunto un centro commerciale nella mia zona, dove c'è il negozio erbolario, e aveva il 50% di sconto su alcune linee. Era proprio il negozio erbolario e ho preso alcuni prodotti. Devo soltanto trovarli, eccoli qui. Allora, ho preso due bagnoschiuma. Ho preso prima questo, Petali e Fiori, sicuramente lo conoscete perché è abbastanza famoso per chi compra da erbolario. Stava al 50%, quindi invece che 8 euro e qualcosa, l'ho pagato 4 euro, tipo 4,90 euro. Ora non ricordo, perché li ho presi già un mesetto fa. 4,90 euro, non l'ho ancora aperto perché ho altri bagno doccia, però mi è sembrata, cioè, una cosa entusiasmante trovare, insomma, il sconto del 50% d'erbolario. Chi lo fa? Poi, se vi interessa sapere la profumazione, questo praticamente sa di talco, è una profumazione talcata, quindi sembra borotalco praticamente. Sì, molto buona, molto delicata. E all'interno c'è un campioncino, trovate anche i campioncini. Questo è gommage per il viso con bois de Panama e olio di crusca di riso. crusca di riso. Poi l'altro bagno doccia è quello, o bagno schiuma, sì, bagno schiuma, è quello al profumo di lavanda. Perché ho preso questo? Perché era scontato, e in più perché ho detto, parlando comunque con la commessa, a me non piace la lavanda. Però questo è molto delicato come profumazione. Poi l'ho sentito e alla fine sì, è vero, è molto molto delicato. Mi piace, è proprio una profumazione di pulito. Sapete, anche il disegno sembra proprio, no? Le ragazze che andavano a lavare i panni in antichità, insomma, ha proprio quella profumazione. E all'interno c'era un altro campioncino, crema viso antirughe con calendula, carota e ginseng, metti a fuoco, yeah! Che meraviglia questa videocamera. Poi, sempre alla lavanda, per circa 2 euro, 2,50 euro scontata, avevo preso questa saponetta. Saponetta, ultimamente sto impazzendo per le saponette, sia per le mani sia per il viso. Oh mamma, questi capelli, non riesco a guardarmi con questi capelli oggi, aiuto. Saponetta profumo di lavanda, 100 grammi, nuova formula, deve aver cambiato inci. Tutti questi prodotti sono cruelty free. Ecco qua il coniglietto, si vedono bene anche le mie unghie horrible. E poi vi faccio vedere anche gli altri. Ecco qua, cruelty free. Poi Erbolario quest'anno ha sfornato queste mini taglie, che
sono la fine del mondo. Se siete passati in qualche erboristeria o qualche negozio erbolario, avrete sicuramente visto queste mini taglie. Ho preso queste due, tre rosa, perché come non potevo prenderle a 2,50 euro l'una. Ho finito sia la crema, avevo finito della Tre Rosa, sia il bagnoschiuma, sia il profumo, ho finito tutto di Tre Rosa ed è una linea che io adoro. Questa profumazione mi piace tantissimo e me la sono presa. È una crema mani, una cremina corpo, l'avevo regalata anche a mia suocera. Poi c'era anche quell'ortensia che ho già finito. Comunque sono molto carine, anche come idea regalo. Io infatti per Natale ho fatto tanti regalini con queste mini taglie, poi per chi viaggia, comunque per chi se le vuole portare appresso, sono molto molto carine. Poi nella parafarmacia vicino dove lavoro, sempre per Natale, avevo acquistato delle cose della Codali e mi ero acquistata due cosettine anch'io, che vi faccio vedere subito, ce li ho qui dentro. Avevo preso sempre mini taglie per regalarle e mi ero presa per me questi due prodotti. Sono un'acqua all'acqua di eau de raisin, acqua d'uva, sì, vabbè. Ho avuto un lapsus sul francese. Acqua d'uva, questa della Codali, e poi questa maschera crema idratante, sempre in mini taglia da 15 ml. Questa l'ho già provata. Una leggera leggera un leggero sentore di una leggera fragranza, ma quasi continuo a guardare lì, impercettibile, e poi molto rinfrescante, quindi per l'estate questa sarà ottima. Questa maschera ancora non l'ho usata perché ho altre maschere sempre in campioncino monodose da utilizzare. E poi ho preso delle salviette struccanti, che sono della Fria. Queste due ho preso, allora, queste struccanti, effetto lenitivo, azione riequilibrante, pelli sensibili. Anche queste sono cruelty free, vedete? Qui c'è il coniglietto della Love. Io le prendo da anni e da poco ho notato che c'era il logo della Love. Questi hanno anche un buon incipio, perché comunque non hanno siliconi, non hanno paraffina, non hanno, hanno, vedete, la camomilla al terzo posto, quindi cioè, sono ultra contenta di averle prese. E poi queste Baby Sensation, formula cremosa con burro di karité, effetto emolliente, azione antiarrossamento. Queste sono proprio per bambini. 50% di prodotto gratis, no PEG, no siliconi, no parabeni, non allergeni, no saponi alcalini, no fenosetanolo. Quindi, per chi può essere interessato, per i propri bimbi, sicuramente io poi le prenderò anche per mia sorella, perché sarò di nuovo zia per la seconda volta, lo dico in anteprima, e quindi sicuramente queste cose gliene comprerò tante. E poi ultimo prodotto, sono stata da Maurice da poco, dovevo acquistare, no, così, dovevo girottare, così stavo girottando e mi sono imbattuta nei profumi. Ho visto questi profumi a 4,90 euro, e che sono praticamente le imitazioni dei profumi originali, e io ho trovato Alien. E si chiama Alpine. Praticamente c'erano anche altri profumi, però insomma questo era l'unico che mi interessava, perché c'era un profumo che somigliava a Giorgio Armani, sì, di Giorgio Armani, chissà, magari più avanti me lo prendo, e assomigliava a quello, l'imitazione. E poi gli altri sinceramente non li ho riconosciuti. Ho riconosciuto Angel, ho riconosciuto, che a me non piace, piace a mia sorella, ma lei gli avevo regalato già un'altra imitazione da questa, praticamente in estasi. Questo è Giorgio Armani, profumeria in estasi. Fa sempre rifacimenti dei profumi originali, gli avevo regalato Angel. E io mi sono presa questo, Alien. Cioè, praticamente è uguale, viola. E il profumo è proprio lui, ora me lo spruzzo. Mamma, prima di cena, non è l'ideale. È uguale, è proprio Alien. Anzi, vi dirò, anche più delicato. Chissà quanto dura, non l'ho ancora usato, però spero che duri. Insomma, Alien mi ricordo durava tantissimo. Io lo usavo quando ero ragazzina.
durava tantissimo. E niente, ragazzi, vi lascio adesso con questa pettinatura da pazza, sembra una pazza isterica. Questi erano tutti gli acquisti dell'ultimo periodo. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi sono mancata. Niente, adesso inizierò a caricare video a raffica. Mi devo anche scaricare un programma decente, sul PC. E niente, vi auguro una buona serata, vi mando un bacio. Buon San Valentino a chi lo festeggia, oggi è 13 febbraio. Io lo festeggio, non me ne frega niente, io me ne vado al cinema, vado a cena fuori. Cioè, lo festeggiavo o non lo festeggiavo, era uguale, però domani capita che mi vedo con la mia metà e quindi lo festeggio. Tanti auguri di buon San Valentino, vi mando un bacio. Ciao!